Έλα. Avete vinto 8-5, partita molto strana, primo tempo l'avete diciamo dominato, il secondo tempo invece siete calati, cosa è successo? Semplicemente eravamo avanti di tanti gol, solo che avendo iniziato la partita in 7, poi un ragazzo si è fatto male, quindi abbiamo giocato gli ultimi 10 minuti in 6 e in un campo a 7 è chiaro che lo paghi questo, quindi abbiamo preso mi pare 3 gol essendo in 6, quindi alla fine l'importante era vincere e pensavo alla prossima. Ho sentito l'altra squadra lamentarsi di un loro poco gioco, lodando invece il vostro gioco, la vostra squadra, il vostro essere uniti. Ha premesso che noi il secondo anno che facciamo l'Unielite più o meno siamo gli stessi, quindi sicuramente un minimo incide il fatto di conoscersi e quindi aiuta a giocare meglio. Bene, grazie Alberto. Grazie a te. A voi studio. Ciao. Yeah.
A giocare con squadre diverse. Bentrovati amici di Unileague, anche questa giornata volge al termine con Leones Negro Buona Corsese 5-3. Siamo qui con Jimmo. Perfetto. Allora Jimmo, parlaci di questa partita che ha visto un'altra vittoria del Leones Negro con un risultato però più margine rispetto alla scorsa giornata, dove ho visto che avete vinto 7-1. Sì, siamo molto contenti perché comunque su 6 punti disponibili ne abbiamo 6. Però ci sono dei margini di miglioramento perché oggi siamo arrivati sul 5-1 e poi il secondo tempo ci siamo distratti un po', abbiamo preso 2 gol e non siamo riusciti ad allungare, ma comunque siamo abbastanza contenti. Una partita abbastanza complicata, difficile, condizionata forse da cosa? Ma sicuramente dagli avversari, perché comunque erano avversari di livello. Infatti sul 5-1 magari il risultato era un po' bugiardo, loro sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine, il secondo tempo ci hanno un po' messo sotto, anche perché magari erano un po' più preparati fisicamente. Però siamo comunque contenti perché abbiamo retto e partite così l'anno scorso spesso ci capitava di perderle, quindi comunque passavamo. Va bene Jimbo, grazie, noi ti ringraziamo, amici di Unileague, a voi studio, un'altra giornata seguita. Ciao! Grazie ragazzi.